Piacentino d'Ostiglio, lista civica a Mare Pescara. Nel giorno di San Cetteo avete deciso di uscire dalla coalizione di centrodestra del Comune di Pescara, che vede come chi ha visto eletto le passate elezioni Carlo Masci. Ecco, una decisione, per quale motivo e perché proprio nel giorno di San Cetteo? È stata scelta questa data anche se ci stavamo pensando già da un bel po'. Questa lista, come tutti sanno, costruita da me e dagli amici in poco tempo, ha riscosso un successo che va oltre le aspettative che avevano in molti. Riportare il 2,9% e far vincere il sindaco e la coalizione al primo turno. Non credo che sia stata poca cosa. Se noi togliamo il 2,9% dai voti riportati dalla coalizione, si arrivava al 48,3%. Quindi ballottaggio, e poi i ballottaggi sono rischiosi. Abbiamo visto che a Chieti, a Vezzano, a Chieti addirittura con 17 punti di vantaggio, il candidato sindaco di centrodestra ha perso le elezioni. Il centrodestra quasi sempre al ballottaggio perde. Non si capisce il motivo, però succede questo. Dopo le elezioni, ripeto, siamo stati abbandonati. Io come fondatore e presidente di Amare Pescara non sono stato mai contattato, la lista non è mai, diciamo, apparsa, mai convocata. E quindi a questo punto che senso ha restare in una coalizione dove noi abbiamo dato tanto, ci siamo comportati sempre in modo leale. Non abbiamo dato fastidio neanche nella formazione della giunta e anche successivamente. E a questo punto torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Facciamo politica grazie anche alla nostra associazione culturale che porta anche lo stesso simbolo. Andiamo avanti, abbiamo la nostra sede, ci autotassiamo, non abbiamo nessuno che ci sponsorizza e continuiamo così solo ed esclusivamente per il bene della nostra città di Pescara.